possiamo cominciare. Innanzitutto grazie per aver accettato questo nostro invito. Non abbiamo i nomi, quindi io vi presento e vi presento in precedenza. Io sono Paolo Reggianini, faccio giornalista, sportivo. Sono il presidente del GERCS. Il nostro è un gruppo di giornalisti sportivi. GERCS significa Gruppo Emiliano Romagnolo Giornalisti Sportivi, che è affiliato a Lussi, che è l'Unione Stampa Sportiva Italiana, è la nostra sede regionale intitolata Ermanno Mioli, che è stato un grande giornalista bolognese del passato, che noi ricordiamo sempre con piacere in questa nostra festa. È un appuntamento che è nella tradizione di questo gruppo, quello di ritrovarci verso la fine dell'anno per dare riconoscimenti a quelle che sono state le bandiere dello sport dell'Emilia Romagna. Devo dire che da quando c'è il nostro gruppo di lavoro abbiamo solo l'imbarazzo della scelta, perché grazie a Dio, grazie al cielo, i risultati da queste parti non mancano, per la gioia anche di noi che facciamo questo lavoro, no? Perché più ci sono risultati importanti e sportivi, noi che facciamo questa professione ovviamente troviamo soddisfazione. Quando parlo di noi dico giornalisti sportivi, fotografi, perché anche loro sono affiliati al nostro gruppo. Ancora una volta siamo qui ospiti di Salumi Villani. Io vi ringrazio ancora, perché non è facile trovare l'ospitalità di queste persone. Io do la parola a Stefano Bettinardi, che è il direttore commerciale di questa azienda, per un breve saluto e per rinnovare il nostro ringraziamento. Per questa manifestazione che è un connubio perfetto, perché da un lato sposa l'eccellenza di questo sport, dello sport che abbiamo romagnolo, crediamo di poter dire l'eccellenza di un altro segmento importante dell'economia di questa regione, che è il comparto enogastronomico, per cui il connubio ormai va avanti, andrà avanti ancora per lungo tempo. Qui abbiamo veramente le eccellenze dello sport e alla fine della giornata avrete l'opportunità di gustare alcune eccellenze gastronomiche. Siamo qua quasi apposta. Come alcune delle società presenti abbiamo poi con Milano una partnership e una collaborazione, per cui a maggior ragione un doppio benvenuto a tutti e direi che insomma vi auguro una buona giornata e una bella salvezza. Nel salutare il presidente della regione Stefano Bonaccini, che io ho trattato un po' in maniera amichevole, ma dato che ci conosciamo da tanti anni, io lo ringrazio perché la sua presenza dà sicuramente grande prestigio alla nostra giornata, ci farà un suo saluto e interverrà alla fine dei nostri lavori. Siamo da Villani, quest'anno abbiamo trovato lungo il nostro percorso un partner molto importante, che è la Biper, e devo dire che rivolgermi a Eugenio Tangerini, responsabile della comunicazione di Biper, diciamo, mi succede un po' come con Stefano Bonaccini, perché parlo di un amico, lui è stato trovato anche al mio capo, e quindi io lo saluto e lo ringrazio, Biper per averci dato questo supporto, e ti passo la parola, Eugenio. Ah, fate anche parlare due minuti, bene, grazie. Allora, venendo qua dicevo, ma cosa ci azzecca una banca, nella fattispecie Biper Banca, con tutto questo? Secondo me in realtà ci azzecca, e l'hanno venuto in mente di portare questo libro, che poi lascio volentieri a Jens, in cui si vede una macchina che sfreccia. Così qui siamo nel 1909 a Modena, ed è il famoso record del mondo, la prima gara automobilistica fatta a Modena, cui poi nasce la grande passione del drift e del corso. Ebbene, quella che allora si chiamava Banca Popolare di Modena, che adesso è l'Iperbanca, che è una grande banca nazionale, ma che nasceva con il cuore lì, sponsorizzò quella corsa. Quindi per la proprietà tragediva potremmo dire che in qualche modo abbiamo sponsorizzato il drift. Forse un po' tirata, valutate voi che siete giornalisti. Ecco, e tutto questo è dentro un libro che è tutto tranne che un libro corposo di banca, perché abbiamo costruito nel raccontare i nostri primi 150 anni l'anno scorso, è un sacco di foto. Facendola molto breve, sponsorizzavamo nel 1919 il Modena, rifiutavamo di sponsorizzarlo nel 1945 perché bisognava ricostruire la città dalle macerie, ma c'era un motivo importante. Insomma, agli sport siamo sempre stati parecchio vicini, penso anche a voli, ma penso anche non soltanto agli sport vertici, anche a quello che riguarda quello che viene definito amatoriale come un aggettivo che detesto. Lo sport delle famiglie, lo sport della gente, penso a fan football, l'iniziativa che abbiamo fatto poco
quelle poche settimane fa con la 25, i ragazzini si avvicinano a questa bellissima manifestazione sportiva, ma anche al basket. La tengo corta. Il secondo motivo per cui noi siamo qua è perché vogliamo essere la banca che sa leggere, siamo dei giornalisti, io stesso sono un giornalista. Leggere cosa vuol dire? Metaforicamente che cerca di interpretare la realtà economica e sociale, ma anche che promuove la lettura e il giornalismo come beni sociali, come qualcosa a cui non si può rinunciare. Ecco dunque che siamo sponsor del premio Strega, mille altre robe che potrei raccontare, ma non è qui la sede, non potevamo non essere a fianco di Gersi per la bella manifestazione che ha costruito e anche nel lavoro di tutti i giorni. La logica non è quella dello sponsor, la logica è quella del partner, cioè di qualcuno che condivide un progetto e dei valori insieme. Per cui quando Paolo mi ha proposto di esserci abbiamo risposto volentieri sì, grazie. Speriamo di saper scrivere bene, no? Allora, proseguiamo velocemente questa nostra presentazione prima di iniziare con le premiazioni. Nel presentare Alberto Bortolotti, che voi tutti conoscete, che è qui nel ruolo di consigliere nazionale dei Lussi, io approfitto anche per ringraziare Alberto e tutti i nostri consiglieri, chi ha lavorato in queste settimane per mettere insieme questa manifestazione. Non è facile, ovviamente possibile grazie alla vostra disponibilità, insomma ci siamo dati tutti da fare e speriamo che il risultato sia ottimo. Prego Alberto. Grazie Paolo, intanto i complimenti li faccio al Presidente e al suo gruppo di lavoro, ai consiglieri tutti, ci sono state persone che fanno il nostro mestiere, che hanno svolto anche ruoli manuali in questa mattinata e vanno apprezzati anche soprattutto per questo. Tre menzioni rapidissime. Una, ringrazio i colleghi che sono presenti, magari non iscritti, ma scriveranno pezzi, faranno servizi TV, radio, web sull'evento. Ricordo che c'è una diretta in questo momento con l'utente bolognese che è Nettuno TV, ma che ce ne sono tante altre, dalla RAI in avanti, che diffonderanno servizi sulla manifestazione. La seconda cosa che voglio salutare e chiedervi 10 secondi di ricordo per un nostro benefattore del passato, perché abbiamo fatto un sacco di questi eventi al Pod Marcoveggio e tanti anche a Cesena. Siccome è scomparso il Giro Tommaso Grassi, presidente a Cesenate, io lo voglio ricordare, lo voglio salutare, ringraziare lui e la sua famiglia. È rimasta soltanto la sorella Laura, perché anche la sorella Maria se n'è andata qualche anno fa, e figura storica, mi autodefinisco in questo senso, ma è solo un fatto anagrafico. Intanto sono arrivati i ragazzi di Modena Volley, che salutiamo. Da figura storica voglio ricordare appunto una famiglia e una società che hanno dato una mano ai giornalisti e vi chiedo 10 secondi di raccoglimento. Nel nostro paese è ben al centro, ma eviterei di buttare il bambino con l'acqua sporca, nel senso che insomma il CONI ha comunque una funzione importante per lo sport del nostro paese e mi sembrerebbe giusto segnalare che da parte dei giornalisti la richiesta è che il governo faccia i passi che ritiene opportuno fare, ma non buttiamo appunto via il bambino con l'acqua sporca. Grazie a tutti, a te ancora Paolo. Di cominciare le nostre premiazioni, adesso facciamo lavorare un po' i giornalisti che intervisteranno i vari premiati. La nostra raccomandazione è poche domande perché abbiamo comunque tempi abbastanza stretti noi e anche soprattutto i nostri ospiti. Quindi voglio invitare il nostro vicepresidente Gianluca Zurlini per premiare, per raccontarci un po' di cose, l'atleta di cui credo siamo tutti molto orgogliosi, l'ho già visto in giro, che è Giulia Chiesa. Allora, sì, è con particolare piacere che
Arezzo, sabato, quindi tre giorni fa, ha fatto niente di meno che un record mondiale nei 50 farfalle nei campionati italiani. Credo che quindi questa già sia una prestazione che merita. Quest'anno comunque aveva vinto un oro, un argento e un bronzo ai campionati europei e così come lo aveva fatto l'anno scorso ai campionati mondiali di nuoto paralimpico. E c'è anche una cosa particolare, perché lei era una atleta che praticava la ginnastica artistica e ha avuto un incidente grave che l'ha portata a essere disabile e si è rituffata nello sport con ottimi risultati, poi anche nello studio del nuoto, ed è diventata una grande campionessa per tutto il nuoto italiano paralimpico, con 13 medaglie fra paralimpiadi, campionati mondiali e campionati europei. E tutto è giusto, quindi lascio la parola a te, innanzitutto ringraziandola, perché poi a mezzogiorno partirà qui da Bologna e andrà a Milano, perché deve allenarsi, deve fare la cosa che è pieno anche della stagione, ma ha voluto comunque essere qua per questa protezione, quindi grazie ancora. Grazie a voi, intanto del premio e del riconoscimento, è sempre bello vedere comunque la mia passione prenda anche gli altri, perché sì, tu sei lì, fai lo sport, ti diverti, perché credo che sia fondamentale. E poi è una cosa che coinvolge tutti, e questo credo che sia la cosa più bella. E questo è, credo davvero sia importante. C'è una cosa che è aggiunta di Giulia, che è anche una testimonial importante, perché va spesso a eventi e sempre con il sorriso, veramente è una figura importante anche dal punto di vista dell'esempio, anche per altri ragazzi e ragazze disabili, ma non solo, per come proprio avere fiducia e avere anche ottime prestazioni sportive e anche tra l'altro per lo studio, perché adesso è a Milano a studiare e all'università, e quindi insomma sta andando avanti nel suo percorso universitario in modo davvero ottimale. Quindi una persona che abbiamo premiato non solo anche per i risultati agonistici che non mancano, ma anche davvero per il complesso della personalità. Volevo dire una cosa che un annuncio anche per i giornalisti, e credo faccia piacere a Giulia, perché nel 2016 noi fummo l'unica regione italiana che sostenne Casa Italia Paralimpica, e dove gli atleti la sera, oggi c'è un centro che si occupa della riabilitazione per i bambini, soprattutto delle favelas, che abbiano qualche difficoltà. Però la notizia che voglio dare è che tra pochi giorni incontreremo Luca Pancalli, perché con 10 milioni di euro che avevamo ottenuto dal Ministero dello Sport col governo precedente, noi sistemeremo l'ospedale di Villanova d'Arda del Piacentino e diventerà il centro paralimpico per tutto il nord Italia per la riabilitazione e il sostegno a tutti gli atleti paralimpici. E credo che questa sia una delle cose che mi ricorderò come maggiore soddisfazione di questi anni da Presidente. Salutiamo Giulia, forse qui ti rimane qua perché deve lavorare ancora. Anzi, parliamo adesso di una società che ha accettato la promozione in calcio, parliamo di basket, della Final Four di Montecelli, e premiamo Ernesto Piacentina. Io in realtà volevo che stesse qua perché mi hanno tutte le foto.
ce ne sono di più belli. Ha dato insomma un soprattutto è una magica nella città e questo credo sia la cosa più importante, oltre ma al risultato sportivo che comunque è il motivo della selezione. Sì, è vero, io sono diciamo qui che ho creato questa società 8 anni fa a Piacenza, cercando di portare il basket a Piacenza, città che storicamente negli ultimi anni soprattutto nello sport coperto ha vissuto di pallavolo e non di pallacanestro. Ci siamo già tanto, lavorando molto sui giovani, scusate la voce, ma c'è proprio lui prima, ma ancora non c'è la metà di lui che non l'ho fatto tutti, quindi non posso dire. La voce ti verrà, sono contento. Sono contento che non torni. Per noi è un momento importante per la nostra storia e queste sono le due vittorie che ti permettono, avendo vinto con una delle rappresentanti della storia del basket italiano, con l'ambiente che c'era, l'ambiente si forma grazie anche agli avversari, grazie al contributo, sono momenti che sono molto importanti per la storia di una società che sta cercando di crescere come la nostra. La cosa molto importante che ci tengo a dire è che a parte i discorsi che sono riuscito con la mia struttura a portare la pallacanestro in Serie A, a Piacenza, stiamo lavorando tantissimo sulla parte dei giovani, sulla parte del sociale e la ringrazio per quello che ha detto prima, perché io sostengo il basket in carrozzina a Piacenza, la scuola di Villanova, che è sostenuta anche in parte da parte mia e poi in parte da una serie di persone che sono molto attenti al sociale di Piacenza, che è un discorso molto, molto sentito. La parte dei giovanili per noi rappresenta una parte molto importante, abbiamo 500 ragazzi che sono tesserati nella mia società, che vanno dal micro basket all'under 20 e tutto questo è molto importante per uno sport che ritengo sia fantastico e crea delle emozioni, si sente la voce, che sono praticamente uniche, in adrenalina sia positiva che negativa. Vi ringrazio moltissimo per questo premio perché per noi sicuramente di grande onore e cercheremo di continuare sempre su questa strada anche per la nostra regione. Grazie. Piacentine, presidente del Comune regionale Alberto Suprani. Presidente. Va. Abbiamo voluto dare alla nostra premiazione anche un ordine geografico, siamo partiti da Parma e da Piacenza, restiamo sempre nei paraggi, parliamo di calcio, perché è stato un annato un po' così tra alti e bassi nella nostra regione, c'è chi è salito, c'è chi è sceso, c'è chi salirà, chi lo sa. Parliamo del Parma Calcio 1913 che in soli 3 anni, dico 3, è salito dalla Serie B alla Serie A, noi l'abbiamo sempre premiato. Mai successo e potrebbe succedere, chi lo sa, potrebbe anche risuccedere, chi lo sa. E devo dire che insomma siamo abituati a premiare il Parma, siamo molto contenti anche perché è una presenza prestigiosa e con noi c'è Luca Carra, benvenuto e complimenti ancora al Parma. Con Luca Zurlini che dopo Gianluca, dico una cosa io, mi sembra che un aspetto positivo di questo Parma, oltre all'impresa sul campo, al fatto di aver pescato a fine mercato due giocatori fondamentali, almeno due, sia la parmigianità, io questo lo voglio sottolineare. Certo, vediamo se va. Sì, allora, appunto l'aspetto per la parmigianità, 7 soci che nell'estate del 2015 si sono messi assieme in una società proprio denominata Nuovo Inizio, non a caso, e si erano posti l'obiettivo di riportare il Parma nel calcio professionistico importante e dopo questo si sono messi al lavoro. Come noi nessuno mai è lo slogan dell'ultima promozione che è stato proprio ideato e messo su una ditta società. Luca, sei un amico delle premiazioni a questo punto dei giornalisti sportivi, c'era fin dall'inizio Luca Carra assieme agli altri soci, cambio di corsa perché questo era insieme ai 7 soci, ha iniziato a lavorare con loro l'estate 3 anni fa e adesso questo Parma in Serie A che parla anche con i risultati perché comunque ha 20 punti ed è nella parte sinistra della classifica, quindi anche in Serie A insomma, sta continuando il sogno iniziato 3 anni. Sì, innanzitutto grazie a tutti per il premio. Già a
siamo stati premiati l'anno scorso, cioè, ci sembrava di aver fatto una cosa eccezionale. Essere qui anche quest'anno vuol dire che forse abbiamo realizzato un sogno che era veramente difficile da immaginare a quando abbiamo iniziato 3 anni fa. Quest'anno abbiamo iniziato bene, abbiamo ottenuto dei risultati importanti e quindi siamo contenti di quello che sta succedendo da un punto di vista tecnico e da un punto di vista di punteggio in classifica. È chiaro che il nostro obiettivo però continuiamo a dire che non vogliamo montarci a testa, siamo una neopromossa, il nostro obiettivo è quello di avere la Sanremo. Quindi saremo contenti quando avremo fatto altri 20 punti che dovrebbero garantirci la salvezza. Poi dopo vedremo cosa succederà dopo. Certo, questo insomma è l'obiettivo e l'applauso appunto va anche proprio al fatto che è una squadra della regione che è risalita contando su forze regionali, forze cittadine di Parma, ma che con tutta dell'imprenditoria cittadina. E questo insomma è un po' il segreto e anche del lavoro che è stato messo in essere. E allora prego che poi andiamo a fare. Io spero, al di là delle rivalità campanilistiche, spero che questo, che quello che abbiamo fatto noi sia stato un po' di ispirazione, perché ho visto che anche a Modena ci sono comunque i imprenditori emiliani, a Reggio si stanno ripartendo, a Cesena, esatto, quindi spero che la strada che abbiamo percorso noi possa essere ovviamente lunga, un po' più tempo chiaramente, perché sono interanti, però insomma è importante che ci siano dei segnali che anche sul territorio gli imprenditori si tornino ad appassionarsi e investano sul calcio, che comunque è un importante strumento anche dal punto di vista. Bene, allora ecco qua, è la targa. Sì, sì, siamo certo. Paolo segnata dal presidente Paolo Reggianini. Che ha visto il Modena quest'anno strada. Sicuramente un premio che porta soddisfazione all'interno
all'interno del nostro territorio, all'interno di Pallacanestro di Grano, all'interno di Basket Academy di Mirabello, che è il vivaio dove sono cresciute, e è uno stimolo per continuare a lavorare forte e poi insomma vediamo dove andiamo a finire. Benissimo, grazie mille, non so chi è che... Le premia? Allora, il premio è Eugenio Tangerini, di BIP Ragazzo Eugenio, per la consegna del premio a questa ragazza, a queste nostre tre brave atlete. È il comune di più piccolo in Serie A, meno di 8.000 abitanti. Allora, adesso tocca a fare l'intervista ad Alberto Bortolotti, parliamo sempre di pallacanestro e ci siamo invitati al centro di regione con la squadra sponsorizzata Baldur che ha centrato la promozione nella 2 di basket e la stessa finale Final Four di Montecatini di cui abbiamo parlato prima, sconfiggendo San Severo e coronando una ricorsa durata 6 anni nonostante le grandi difficoltà causate dal terremoto. Benetto, poi il 10° di centro, sponsorizzata Baldur con Alberto Bortolotti. Intanto buongiorno a tutti, intanto voglio che il mio ospite si presenti. Sono Andrea Pomidori, sono il direttore sportivo, pochi saluti del presidente che purtroppo oggi per un impegno di lavoro già assunto non poteva esserci, Gianni Fano, saluto a tutti quanti e ringraziamo molto per essere stati pensati per questa manifestazione. Detto che la presidenza Fava si caratterizza per una bella galoppata in alto della squadra centese, la ragione per cui ho chiesto a Paolo di presentare il premiato è duplice. La prima è che adesso questa squadra, che comunque è già un po' bolognese perché centro lo 051, gioca a San Lazzaro, e la seconda è che metà della mia famiglia è di origine centese, i cognomi veronesi e cacciari sono comunissimi in quella zona. Ma vorrei che in un minuto il direttore sportivo Pomidori da Montecatini andasse indietro alla storia, a parte Montecatini, episodio magico per voi, ce n'è un altro che c'è nel passato recente, un po' il cambio di passo. Sì, indubbiamente Cento è una cittadina che vive di basket, la squadra... C'è un rapporto storico con la Fortitudo, fra l'altro, sì, no? Sì, sono gemellati. Sono qua. Infatti speriamo che ci siano due punti la prossima. Secondo me Cristian non è molto. Non è molto il gemellato. A parte gli scherzi. Dicevo, Cento è una cittadina che vive di basket e la squadra ha sempre avuto un seguito e un interesse enorme. Negli anni questo desiderio di Serie A è stato sfiorato più volte con una serie di finali perse e poi l'avvento del nuovo presidente della famiglia Fava, che sono imprenditori conosciuti, lui ha passato di anni come presidente della squadra di calcio che portò dalla terza categoria fino ai playoff per la Serie B. Fatto sì che ci sia stato questo cambio di passo e dei nuovi imprenditori che avevano risollevato la squadra dopo un fallimento e avevano ricostruito la società 6 anni or sono, ha fatto sì che si potesse fare questo salto. Purtroppo è coinciso con lavori non più derogabili di ristrutturazione dell'impianto, quindi quest'anno siamo un po' zingari, esuli, si gioca a San Lazzaro, per noi è un anno un po' particolare, un po' difficile. Obiettivo di quest'anno secco? Sabato, ce ne metteremo tutto il campionato difficile. Ti pare giusto? Chi premia Paolo? Paolo, chi premiamo? Umberto Soprani, presidente del San Vittorio. È uno schieramento di pesi super massimo quello che si presenta. Procediamo. Allora, oggi per Parma Calcio, un'altra società che abbiamo già coinvolto perché sono bravi, virtuosi, sono quelli della Fortitudo di Baseball, che nel corso di questa stagione ha vinto lo scudetto e il 3 anni in finale con il Coppa Italia, terzo posto in Coppa dei Campioni, proprio per i meriti acquisiti sul campo e per la credibilità. Il presidente Stefano Michelini ha ottenuto dalla CEP, la Federazione Europea,
L'organizzazione della prossima edizione della Coppa dei Campioni dal 4 al 9 giugno del 2019 con Parma e con l'ex presidente della Federbello, Francari, vorrebbe proporsi dal Fortitudo, qualora il preolimpico di Belgio fosse assegnato all'Italia di ospitare le partite internazionali del prossimo settembre. Io in realtà sono solo un portatore di microfono perché l'intervista la fa Rinaldo. Tocca a lui. Rinaldo Paolucci. E voglio solo segnalare che Stefano Michelini è un nostro collega sostanzialmente perché ha fatto per 100 anni Radio Cronache del Bologna. È un collega. Rinaldo, tocca a te. Grazie. Bene, parlare della Fortitudo è una cosa semplicissima. Praticamente è la squadra di Bologna che ha vinto più di tutti nel nuovo millennio. 18 anni consecutivi di partecipazione ai playoff, 6 scudetti che fanno 11, 3 coppe dei campioni che fanno 5, senza contare le Coppe Italia che fanno 11. Ecco, direi che però in tutto questo c'era un nero, un buco. Non avevate mai organizzato la Coppa dei Campioni. Questa volta realizzate anche questo sogno. Sì, l'abbiamo voluta fortemente, ci siamo candidati per tempo, cercando di convincere la CEC, che è la Federazione Europea, che era venuto il momento anche di affidare a Bologna, che è una piazza storica per il baseball, anche in Europa, questa Coppa dei Campioni. Ci siamo riusciti, siamo felici perché credo che faccia bene al baseball e faccia bene anche allo sport della nostra città. Ecco, in occasione della premiazione che avete ricevuto in comune, l'altro da Curzio, no? Il comune ha detto che qualora vi fosse assegnata questa coppa, cioè questa organizzazione avrebbe contribuito in qualche modo alla riuscita. Ora, colgo l'occasione che c'è il presidente Bonaccini per vedere, per sapere anche se ci sarà una partecipazione anche della regione, tenuto conto del fatto che vi siete candidati anche a ospitare una fase finale di olimpica con Parma, per cui la regione è maggiormente coinvolta. Certo, abbiamo voluto esagerare, no, speriamo che ci sia affidata anche questa manifestazione, perché questa è particolarmente importante. I famosi 5 cerchi sono sempre una manifestazione che muove comunque l'interesse di tutti, per cui credo che sia davvero importante portarla in regione e cerchiamo di essere in grado, di, anche con l'aiuto ovviamente delle istituzioni, di poterci presentare in maniera idonea e di fare bella figura, come dico, alle nostre città oltre che al nostro sport. Ultima domanda, breve, che campionato sarà il prossimo? Questa è una domanda mille pistole, perché ho delle 100 pistole, come si dice, perché ancora purtroppo il nostro sport in questo momento sta vivendo un momento un po' così di come dire, non sa esattamente da che parte vuole andare. Identificazione forse, quindi ancora stanno stabilendo in questi giorni quante saranno le squadre che parteciperanno al campionato di Serie A. Insomma, c'è un po' di subbuglio, quindi anche noi non riusciamo bene ad organizzarci, purtroppo le regole cambiano tutti gli anni, questo non credo non faccia bene a nessuno sport. Grazie, volevo ringraziare ovviamente il Sergio per questo ringraziamento. Come dicevo prima, abitudine della nostra prevenzione. Diciamo che Stefano è uno sportivo ed è veramente una cosa. Tanto per stimolarmi. Contributo per questa finale. Stefano, mi chiedi dagli riba. Certo, no, ma ci parleremo. No, ma con le mani, col bando che abbiamo riceveranno i soldi davvero. Allora non è una bava, assolutamente. Comunque io ho premiato solo Rimini e Bologna in questi 3 anni. Sì, è vero. Non esce dall'Emilia Romagna lo scudetto. Esatto, infatti. Bene. Grazie. Parliamo adesso di 3 giovani e iniziamo con giovane Alessandro Gallo, che è il nostro collega che intervisterà, che sarà molto giovane. Giovane una volta. Insomma, il futuro del Jersey, si potrebbe essere il futuro del Jersey, insieme ad Adriano Rabotti, sono quello del futuro, no? Sì. E con gemelli diversi. Rebecca Tarlazzi.
Persice Trana, ha scoperto il fascino del patinaggio artistico grazie alla passione trasmessa da mamma Annalisa e da papà Stefano, allora gli atleti. Nel corso di questa stagione ha vinto due titoli mondiali, sia nella specialità del singolo sia nella specialità coppia. Un carattere e una forza di volontà eccezionale, nello delle note che mi avete passato. Se sono sbagliato è colpa mia. In una gara internazionale si ruppe un dito durante una prova e lo sistemò da solo. Bravo. Casomai le facciamo raccontare l'episodio del dito, perché a me è una cosa che ha colpito. È stato l'anno scorso, era europeo o mondiale? Erano i War Games, le Olimpiadi degli sport non olimpici, e in quel momento, tra l'adrenalina e tutto, pensavo soltanto a finire e andare avanti. Fino a quel punto lì la performance non ha avuto imperfezioni e è accaduto, sono andata avanti. Ma come sei riuscita a rimetterti a posto il dito? Non sentivo niente, tra adrenalina e tutto, mi sono alzata e basta, l'ho rimesso dentro. Complimenti. I titoli mondiali siamo arrivati a 9 o solo di più? 9. Adesso dovresti andare in Brasile a insegnare futuri rivali, visto che sono stati dei brasiliani che ti hanno chiamato, per insegnare ai bambini il patinaggio artistico. Sì, diciamo che cerchiamo di alzare il livello, soprattutto a livello mondiale, così da riuscire magari in un futuro a entrare come specialità olimpica, e cerchiamo di appunto dare il massimo della nostra capacità agli altri. Il tuo, come hai detto, sport non olimpico, il sogno è quindi quello di poter fare come faranno altri ragazzi, probabilmente, questa esperienza che tutti dicono essere meravigliosa. Esattamente. Per adesso mi accontento dei War Games. E dei titoli mondiali. Esatto. Prossimo mondiale? Barcellona 2019, e sarà bellissimo perché sono tutte le categorie della federazione messe assieme. Beh, complimenti. Non so se tu conosci, che è Franco Cagnato, capo dei servizi sportivi della Serie di Roma. Molto bolognese, molto... quest'anno abbiamo puntato molto anche sui giovani, Roberto, sì. Comunque al di là dei grandi comportamenti e dei grandi personaggi che ci sono questa mattina, abbiamo voluto dare spazio ai giovani come è giusto che sia. Sono bravi, belli e vincono. Rimani qua, state facendo una foto collettiva. Un'altra atleta bolognese giovane che è Sofia Tomasoni. Stiamo parlando dell'astro nascente del kitesurf mondiale, una passione quella per questo sport maturato dopo aver sperimentato anche altre discipline, tra le quali il calcio. A Buenos Aires, in Argentina, Sofia ha coronato questa carriera con una medaglia che l'ha fatta piangere di gioia. Prossimo al trasferimento in Italia, già alzato la sticella dei prossimi obiettivi, seguito dal papà Andrea, gli Olimpiadi Parigi del 2024, a Tokyo il kitesurf sarà solo dimostrativo. O forse non c'è, non lo sappiamo ancora, non è ancora chiarissimo. Chiariamola perché altrimenti sì, sì, non è un problema. Durante i giochi giovanili si è confrontata spesso con la vicepresidente del CONI, Alessandra Sensini, un'icona per il mondo della vela. Sofia Toso. Se di Rebecca mi aveva colpito, diciamo, il dito rotto, dal racconto di Sofia invece le lacrime sul podio. Sì, è stata un'esperienza bellissima, avevo lavorato tanto e raggiungere questo obiettivo proprio mi ha commosso, e salire sul podio e ascoltare l'inno è stata un'emozione la più bella di sempre. Senti, per chi non lo conosce, il kitesurf che tipo di sport è? È uno sport che si pratica al mare e hai una tavola da surf, una specie di paracadute, quindi... E bisogna andare veloci, bisogna essere... La mia disciplina consiste in una regata, quindi girare delle boe e chi arriva primo alla fine vince. Ma da Bologna al mare come ci si arriva? Per passione. Passavo tutte le estate in Calabria, mio padre faceva kite, e quindi mi sono appassionata e tutte le estati tornavo sempre in Calabria a fare kite e poi ho iniziato a farlo come una professionista. E sei talmente appassionata che adesso hai un programma, non di 2 anni, perché appunto abbiamo detto che a Tokyo non si sa se ci saranno, non ci saranno, o
se sarà solo uno sport dimostrativo, a Parigi sicuramente ci sarà questa disciplina e tu vuoi arrivare a Parigi. Sì, è un obiettivo insomma abbastanza lontano, sono 6 anni, però in mezzo ci sono mondiali, europei, ci sono altri piccoli obiettivi e tantissima crescita. Il prossimo anno l'obiettivo? L'obiettivo del prossimo anno è migliorare e partecipare a un mondiale, visto che devo cambiare disciplina, devo riniziare da zero, quindi il mio obiettivo è il mondiale, però senza aspettative. Complimenti. Abbiamo fatto un altro per l'applicazione perché tu hai 16 anni, sei finita a scuola stamattina? No, ma... Giustificato. Esatto. Oh, ma non vai adesso a scuola? No, no, faccio scuola in Inghilterra, quindi sono qua... Vabbè, di strada. Non vicinissimo. Rimane anche Sofia nei paraggi, che dopo la foto competiamo con un gruppo di giovani con Giacomo Casadei. Di Marcello Emeco, qui destinato perché nel mondo dell'equitazione è il classico Enfant Prodigy. A Buenos Aires, in Argentina, ha conquistato il titolo olimpico giovanile in sella dalla Zeta. Il tecnico nazionale Stefano Scaccabarossi stravede per le doti per il talento di questo ragazzo che a Roma, in occasione dell'evasione dell'Oxio, era la più giovane atleta in gara. A livello bolognese spero di poter emulare i gesti di un altro grande campione delle due torri, capace di vincere 2 medaglie olimpiche come Paolo Checcoli. Prego Alessandro. Paolo Checcoli, è un obiettivo impegnativo quello di provare a imitare quello che ha fatto Checcoli, direi 54 anni fa. È una cosa difficile, si spera, ma quello sarebbe il traguardo. Ma il prossimo non viene, si spera di continuare. La passione per i cavalli, quindi come nasce tutto in famiglia? In famiglia fin da piccolo, mio padre, mio nonno sempre in mezzo ai cavalli e ho continuato fin da piccolo fino adesso. Ma il cavallo fa paura o come si instaura un rapporto? Tra l'altro vado a memoria, il cavallo che hai montato durante le Olimpiadi giovanili non era il tuo cavallo ma è stato estratto a sorteggio, cioè come si è creato il figlio? Vabbè, sono tutti cavalli bravi, alla fine non sono cavalli cattivi e bisogna volerli bene, loro ti aiutano. E per vincere però bisogna fare qualcosa di più, quindi a te cosa è scoccato per riuscire? Perché eri tra i favoriti forse alla vigilia, quantomeno nel gruppo dei migliori, e alla fine sei stato il migliore assoluto. Il punto è fortuna di beccare una brava cavalla, come vedete molto, niente, da tutto bene. La modestia in persona, visto che parla sempre molto di fortuna, complimenti a questo ragazzo, speriamo di poter. Completiamo questa prevenzione e facciamo una foto insieme di Giacomo, Rebecca e Sofia, di questi 3 giovani atleti, non chiedo agli altri 2 Roberto se fate scuola o meno, non parliamo di scuola. No, volevo dire, ne approfitto mentre ci sistemiamo per la foto, che il bello di fare i giornalisti sportivi è anche scoprire questi ragazzi, appassionarsi alle loro imprese. Devo dire che quando hanno vinto, perché li abbiamo un po' scoperti, davvero ci è sembrato un po' di trovare una linfa vitale nuova, perché abbiamo trovato dei campioni che forse faranno parlare, per quanto mi riguarda, la città di Bologna, ma proprio la nostra regione. Quindi, bravi ancora. Ancora 4 tornate di premiazioni, quindi siamo andati veloci come volevamo fare questa mattina. E parliamo di una cosa importante, di un titolo importante, quello conquistato, parliamo di moto, da Tim Grasini. Prego, con parliamo di una grande stagione. Prego. Buongiorno a tutti, qui siamo davanti a un'eccellenza del territorio, siamo davanti alla realtà di Faenza nata 22 anni fa che da 22 anni guarda negli occhi i grandi del mondo e non contenta vince anche il titolo mondiale IOSA. Fausto Grasini, con un team di 62 dipendenti in piena espansione, creativa dentro e fuori la pista direi, ha festeggiato un 2018 fantastico, primo posto al mondiale Moto3 per Jorge Martin, secondo per Fabio Di Giannantonio
titolo mondiale di squadra nel mondiale 8 febbraio 2018, direi già questo merito il primo applauso da parte nostra. Sottolineare che questo è un team privato, quello di Fausto, e quindi tutti questi sforzi vengono fatti, non certo lavora con una casa in questo momento è aprile, però è un team privato, 62 dipendenti, bisogna pagare 62 dipendenti di lavoro tutti i mesi. Scusate. Esatto, aggiungo con team privato, credo l'unico team privato che partecipa a tutte le categorie. Esatto. Esattamente. Buongiorno a tutti, intanto volevo ringraziare per questo premio Jerks che ovviamente mi fa molto piacere. Beh, sono super felice di essere qua, sono super felice soprattutto di aver fatto una grande stagione con i miei piloti. Era un titolo che ci mancava da un po' di anni, lo abbiamo cercato, lo abbiamo inseguito, di fare con i miei due piloti, per me è il campionato del mondo, di vincere il titolo squadra, è una cosa molto importante, quindi ovviamente non ci vogliamo fermare qui, facciamo un po' tutte le categorie noi, da Moto 3 a Moto 2 a Moto GP con Aprilia appunto. Dal prossimo anno anche MotoE, quindi allarghiamo ancora di più gli orizzonti e insomma, abbiamo tanti belli obiettivi da perseguire, quindi non ci fermeremo sicuramente qua. Ecco, è proprio una c'è grande curiosità nell'ambiente. Cosa dobbiamo aspettarci dal primo anno e da questo primo mondiale delle moto elettriche? Beh, come dico sempre io, è l'anno zero, ovviamente il mondo cambia, bisogna sapere cambiare con il mondo che cambia e sarà un primo anno di esperienza, quindi faremo poche gare, saranno 6 appuntamenti, quindi importanti per capire, per scoprire diciamo dove si può andare con questa moto. La moto è una moto sicuramente già con potenza, e si misura diversamente, ma comunque è bello, è strano perché non c'è rumore, ma comunque diciamo questo è il nuovo che cambia, no? E il grande problema è un po' il peso di questa moto e la distanza. Ovviamente saranno gli argomenti per sviluppare in futuro questa moto e ovviamente credo che in questo momento ovviamente convivranno entrambi, sia la moto E che è appena nata, che ovviamente il motorsport, dove noi siamo molto appassionati, soprattutto anche per il rumore, quindi noi in terra di Romagna sappiamo cosa vuol dire, non è importante che rimanga anche il rumore. Ultimissima cosa, Fausto. Credo queste moto elettriche vengono prodotte qua in questo territorio. Esattamente. Energica è il fornitore proprio di questa zona e quindi anche questo è un bel segnale di competizione. La nostra terra è una terra che ci ha insegnato, abbiamo tante eccellenze tra auto, moto e quindi bello per questo anche. Fausto, scusa, ogni tanto ti viene in mente di tornare in sella, dice ma io l'avrei fatto così. Io in sella ci sono tutti i giorni. No, beh, d'accordo, da punti sacramenti. Facendo questo di mestiere ovviamente considera che abbiamo 10 piloti, quindi per una squadra non è così scontato, quindi è un bel impegno, ma non è che mi manca perché in effetti sono ogni giorno a contatto con questi ragazzi, ogni giorno anche a cercare di trasmettere la mia esperienza a questi giovani ragazzi e cercando di far sempre crescere il mondo dello sport, il mio sport che amo e che per questo mi ha portato fino a qua. Hai vinto, tu hai avuto una dedica speciale, se la vuoi ricordare anche oggi. Beh certo, l'ho dedicato a Marco Simoncelli che era il mio pilota, che con la nostra squadra è venuto a mancare, proprio per premio. Proprio al Gran Premio della Malesia e al Gran Premio della Malesia abbiamo vinto il campionato del mondo, mi sembrava il minimo, io come squadra lo dedico a lui e un bacio. Quindi per la premiazione di Fausto Gresini per questa splendida annata. Devo dire Stefano, insomma, moto, elettriche, Scorpio, auto, abbiamo tutto qua. Palle mondiali, a tutte le auto di Formula E, quelle quattro note le fa tutte la Dallara a Barana 2000.
Esatto, esatto. Fuori dalla regione non succede niente, fuori dalla regione domani non succede niente. Succede, grazie a loro. Grazie a Fausto Gresini. Allora, facciamo, siamo alla terz'ultima tornata. Grazie a Fausto, complimenti ancora. E torniamo a parlare di calcio per celebrare l'impescaggio in Serie C del Livorese Calcio, presieduta da Lorenzo Spagnoli. Della fondazione ha ottenuto questo ripescaggio, ma soprattutto sta onorando quest'anno la sua partecipazione alla Serie C con dei risultati importanti. Attualmente, spero che le note siano aggiornate, ma direi di sì, è in zona playoff, quindi complimenti a Rimolese con Doriano Rabotti. Sì, allora intanto devo dire che tecnicamente abbiamo il DS Filippo Ghinassi, okay. E che chiaramente nel calcio abbiamo premiato Parma che ha centrato le promozioni, Livorese è in Serie C per ripescaggio, però bisogna dire che sta legittimando questa stagione con i risultati sul campo, con la programmazione, hanno appena rinnovato l'allenatore che hanno ingaggiato quest'anno, lo hanno appena rinnovato fino al 2022, se non sbaglio, e quindi insomma sta confermando assolutamente di aver meritato questo ripescaggio, quale come se fosse una promozione conquistata sul campo, alla quale eravate andati comunque molto vicini in tutte le ultime stagioni. Io vi ringrazio per questo invito, non siamo abituati a essere premiati, venire dopo Fausto Gresini non è neanche facile. Quello che posso dire è che ci sono gli stessi sforzi magari delle persone che hanno vinto, che ci sono dato qui, i mondiali o... Livorese come realtà calcistica quest'anno ha toccato il suo punto massimo, che è terzo in classifica alla 10ª giornata nella terza serie del calcio. Qui dentro ci sono dei grossi sforzi di tante persone, io magari prenderò gli applausi, però come tutti gli sport di squadra c'è un lavoro di gruppo. Sono anni che ci impegniamo, che proviamo a portare Imola nel calcio professionistico, finalmente ce l'abbiamo fatta. Tra l'altro mi fa piacere che qui ci sia una persona che sta dietro le quinte, che è Giuliano Veronesi, che in veste federale ha visto questi sforzi in prima persona. E sono anni che come tutti questi atleti sputiamo sangue e finalmente stiamo riuscendo a portare Imola in una realtà importante che, come diceva Luca Carra prima, per noi è la stessa cosa che hanno raggiunto loro nella nostra Serie A e cercheremo di difendere quei denti. Non vi vogliate fermare qui comunque. Abbiamo la fortuna di avere una proprietà seria, quindi delle persone serie che sono venute nel calcio, non da avventurieri come ce ne sono troppi, ma per fare calcio, delle infrastrutture importanti perché Imola a livello di centro sportivo, di stadio, siamo veramente sopra categoria e troppo spesso queste infrastrutture sono state in categoria che non gli competevano e tutto questo sta venendo valorizzato dalle persone serie e non vogliamo fare promesse perché anche noi abbiamo come obiettivo di rimanere nella Serie C, poi si sa mai, non ci poniamo limiti, insomma, ci farebbe piacere anche andare. Per il momento è un sogno. Per premiare è stato citato il nostro consigliere Giuliano Veronesi. Allora, devo ricordare che dopo vorremmo fare una foto con tutti i nostri premiati, siamo ormai arrivati alla fine, quindi spero che siano rimasti tutti. Passo la palla ad Alberto Bordolotti perché c'è pane per i suoi denti adesso. Avevo Stefano e Pietro qua con me, Stefano Mancinelli, Pietro Radori. Fra l'altro, al di là di un rapporto che mi pare di amicizia fra i due ragazzi, devo primariamente ringraziare la società perché diciamo non è scontato, i ragazzi si allenano, Pietro è tornato dalla trasferta nazionale che ha avuto alti e bassi, positivissima la prima partita, negativa la seconda. Ringrazio la presidenza soprattutto che è qua presente, ringrazio l'ufficio stampa Virtus che è qua presente. Ho visto che c'è una cosa che vi accomuna, cioè che anche Stefano ha fatto il capitano nazionale, cioè da questo per adesso tu per ragione anagrafica magari non ci sei più, però è stata una bellissima esperienza anche quella. Un onore è stato perché rappresentare la tua nazione è una cosa favolosa, è l'obiettivo di tutti gli atleti, diciamo, quando inizi a giocare. Ho
avuto la fortuna di essere campione della nazionale, quindi sono stato veramente fortunato e orgoglioso. Pietro si aspettava questa chiamata dal capitano azzurro quando gli è stata chiesta? Beh, è sempre una sorpresa ovviamente. Io devo dire che Mancio è stato un grande capitano e vi racconto questo aneddoto che lui si era fatto male a 2-3 giorni dall'inizio di Europei nel 2013 e al posto di andare a casa è stato lì con noi, ha fatto tutti gli Europei con noi. Un altro applauso. Se non poteva giocare ha fatto 2 settimane con noi, in te, vabbè, poi andare al casino giocava, però 2 settimane con noi. Senti, oggi il presidente Petrucci, stornati nostra nazionale per la scuola di club, ha detto che insomma, ci vogliono anche i ragazzi che giocano in NBA, riferendo a Gallo e a Bailey. È un'addizione importante, in qualche modo vengono a rubare qualcosa o aggiungono qualcosa? No, assolutamente. Se a noi manca una partita per essere al mondiale in Cina e quindi quando va una competizione così importante devi montare la squadra migliore che c'hai e la squadra migliore d'Italia che abbiamo comprende le regalità assolutamente, quindi è assolutamente una lezione, una cosa che ci fa credere. Stefano ha ricordato prima il nostro amico di Piacenza che domenica è capitato quello che non vi aspettavate. Potrebbe succedere che domani si avvicinino Forlì e Treviso, con le quali comunque hai lo sconto diretto a favore. Che tipo di passo deve tenere questo campionato anche dal punto di vista aritmetico? Cioè, se io non devo perdere più di 2-3 partite al massimo. Lo so, non si possono vincere tutte le partite, cioè, il presidente già ha cambiato nero. È una sconfitta che non ci può stare, però è successo capitale. Adesso ci alleneremo per sì che vince contro 100, perché adesso Treviso se vince domani si riavvicina. Star sempre sul pezzo perché se fai un passo falso e perdi anche tutte le squadre che hanno. Tu come stai facendo? Un po' meglio adesso, mi sto riprendendo le ginocchia, quindi spero di essere una squadra. A Pietro devo obbligatoriamente chiedere, poi facciamo la premiazione, perché della differenza di argomento così pronunciata fra campionato e coppa adesso parlo di tutto su. La risposta non te la so dire, diciamo che probabilmente quando giochiamo in campionato, prima cosa in Coppa abbiamo fatto più partite in casa e questo aiuta. Nel d'andata abbiamo fatto 4 in casa e 3 fuori. In campionato, anche quando vai a giocare, soprattutto quando vai a giocare fuori casa, giocano tutte le squadre, giocano alla morte con gli interi freddenti e ci sono ottime squadre. Pesaro, anche se è partita così, per non retrocedere, però ha azzeccato 4-5 americani e sono una buonissima squadra. Quindi il campione italiano va a giocare contro la Virtus, quest'anno che abbiamo fatto costruire una squadra più competitiva rispetto agli anni passati o l'anno scorso, tutti giocano insomma dando 110% e dobbiamo essere pronti. Non solo in casa, che ovviamente è più facile, per la gente che c'è, ma anche soprattutto fuori casa. Se c'è un derby, prossimo speriamo, sarebbe una cosa bella sia per Bologna sia per tutto il movimento italiano. Mi ricordo 2 anni fa quando c'era il derby da 2, io giocavo ovviamente da Bologna, però c'era palazzo pieno, si parlava su tutti i giornali, quindi sarebbe una bella cosa per tutti. Lui è diretto ormai verso il passo. Sarebbe una cosa bellissima per Bologna, per il basket italiano, per tutto, per il derby, una partita unica, diciamo, in Europa. Ce ne sono pochi, sicuramente pochi in Europa, c'è forse Atene, per dire Atene. Una segnalazione diciamo, statistica sulla regione, dietro ha vestito anche le mani di Imola e di Reggio, quindi diciamo, un emiliano romagnolo perfetto. E questi due signori sommano 450 caps delle nazionali fra le giovanili e le nazionali A. Ho fatto un conto rapido, siamo quasi verso 500 presenze, sommato l'uno e l'altro. Quindi sono due che nella pallacanestro un certo peso lo hanno preso e lo prendono. Non ho coinvolto, e vi chiedo scusa, mi
venuto in mente adesso, Alessandro Gallo, che mi ero proposto di fare, mi chiedo veramente scusa, ragazzi, mi giuro hanno... che era così, era così, ma vedo che ha preso una strada, che non so... Ho monopolizzato, ti chiedo scusa Alessandro, veramente, e direi che Stefano Bettinardi, se vuole, doppio sponsor a Milani. Siamo sponsor di entrambe le squadre, con orgoglio, loro due hanno una grande responsabilità perché lui ci deve guardare i mondiali, visto che un po' che mandiamo, e lui sa cosa deve fare. Cioè... Andiamo con le targhe. Complimenti ragazzi. Molto bene. Paolo, tocca a te, credo, no? Non solo a te, ma anche a te. Diciamo che abbiamo parlato fino adesso di Parma, di Vicenza, di Bologna, di Rimini, di Ferrara. Giochiamo un po' in casa e completiamo questa giornata insieme a Lorena Robotti, che non premiamo, ma mi aiuterà in questa intervista. Io sono nemmeno a dilungarmi nella sua presentazione, perché sia un personaggio noto a tutti. Lo ringrazio per essere qua con noi. Ivan Zaitsev. Borghese, non ho detto nulla, il direttore dovrebbe aver detto questo. Va bene. Prima mai in giro l'ho trovato, perché c'è bisogno di una data. È bene lo stesso. Senti, noi ti premiamo questa giornata per la vittoria in Supercoppa di Modena. Diciamo che in questo 2018 non ti sei fatto mancare nulla, hai vinto lo scudetto, hai vinto la Coppa Italia, sei arrivato a Modena, hai vinto la Supercoppa, quindi da questo punto di vista credo che meglio di così non poteva andare. Sì, diciamo che è stato un bellissimo esordio con la maglia di Modena ed è stata una vittoria molto importante, soprattutto per l'annata turbolenta che ha vissuto la società e i giocatori, che hanno vissuto i giocatori l'anno scorso, e quindi alzare la coppa per di più a Perugia è stato curiosamente bello. La tua notorietà quest'anno, diciamo, si è ancora più ampliata, insomma, nel senso che il mondiale ti ha messo in vetrina, diciamo, sei il simbolo della pallavolo italiana, questo è un fatto indiscutibile, sicuramente uno dei giocatori più conosciuti al mondo. Questo ha cambiato un po' il tuo modo, il tuo rapporto anche con la gente, con il mondo della pallavolo italiana. No, no, assolutamente, sono, cerco di portare un pochettino a far conoscere a più persone possibile la pallavolo, perché logicamente siamo uno sport che fa parte ancora, siamo ancora dilettanti, abbiamo una gestione un pochettino a volte anche dilettantistica da quel punto di vista, non tutti ci conoscono, perché logicamente in Italia lo spazio dello sport è occupato per la maggior parte dal calcio e dal basket, visto che i ragazzotti stanno lì, però dai, abbiamo un bellissimo movimento, abbiamo secondo me il campionato più forte del mondo in casa, quindi per chi ancora non ci ha visto all'opera, veniteci a trovare a Modena, si sta bene. C'è posto, nel senso che uno dei grandi risultati di Modena di questi anni, di quest'anno... Devo dire che uno dei grandi risultati che hanno centrato in passato Bologna, quando il sold out per le partite di Virtus e Fortitudo, come è successo anche a Reggio Emilia nel basket, adesso anche Modena, no? Si è avvicinata al mondo del pallavolo, non solo nei grandi eventi, ma con una cultura sportiva diversa, e fa sì che tutte le vostre partite siano in pieno. Questo credo che sia la grande vittoria di questa società. Prego, Dorito. Io volevo chiedere una cosa un po' diversa invece. Lui è chiaramente il simbolo della pallavolo italiana, tant'è che quando gioca la nazionale lo devono portare via a forza, cioè quindi ci vede i quattro, perché ovviamente ci vogliono anche persone nervolute, diciamo, perché non riesce mai a smettere di firmare autografi, no? Allora quello che mi chiedo è: quando si ha questo tipo di popolarità, io al tuo posto a un certo punto magari scatola, diciamo, di andare a casa. Invece tu riesci sempre ad avere la pazienza, hai fatto, non so, dei corsi zen, come fai a mantenere la tranquillità ed essere sempre disponibile? No, dipende da come mi sveglio la mattina. Spesso mi sveglio bene,
non ci stanno le giornate di merda, ogni tanto non vedi l'ora di scappare, insomma, una scappatoia, quindi no, fa piacere perché ricevere tanto affetto da parte del pubblico è bello ed è doveroso anche cercare di dare qualcosa dietro. Giocato in posti incredibili davanti a tantissima gente. Quest'anno, quando è stato annunciato il tuo arrivo a Modena, sei venuto a Modena un pomeriggio in centro, è scoppiato il finimondo. È vero che Modena è così diversa da tutto il resto dell'Italia pallavolistica, adesso che la stai provando in persona, oppure è una cosa che ci raccontiamo noi modenesi? No, no, è così, non è un'informazione locale, è vero, io ho giocato in tanti posti, ma il credo pallavolistico così tanto radicato nelle persone non l'ho mai visto da nessuna parte come Modena. Cioè c'è tifo, c'è passione, come c'è magari in altri posti, ma questo tifo è lucido, è cosciente, non è soltanto dato da un tifo magari nevrotico, si vince e si perde, ma c'è anche molta conoscenza del giocatore, della storia della squadra, di come sta vivendo la squadra, di anche tutte le persone intorno anche in giro per la città sanno cosa succede all'interno della squadra, può essere buono, può essere cattivo, però comunque sono tutte cose che fanno sì che l'ambiente di Modena sia molto molto bello, se non più bello che c'è. Squadre che dovevano vincere tutto, che sono quelle di Perugia e Civitanova, i primi due trofei, uno ha vinto Modena e l'altro ha vinto Trento. Ci saranno altre sorprese? Beh, al momento questo è, ci sono stati due trofei in palio, uno mondiale per club, che è una competizione particolare, perché è una competizione su inviti, dove devi anche pagare per partecipare, non è proprio, cioè secondo me non è proprio organizzata benissimo, mettiamola così, però vabbè, non mettiamo in polemiche, sennò qua le fermi, poi c'è. Non ci vediamo più addosso alla federazione internazionale. E la Supercoppa invece sì, la Supercoppa è finita da noi, il campionato del mondo è finito a Trento, quindi in teoria le squadre favorite al momento rimangono con nulla in mano, col cerino in mano, e noi non siamo favoriti, lo sappiamo, che in teoria dicono che sia un anno di transizione questo qui, però intanto già abbiamo fatto meglio dell'anno scorso e intanto gli altri non hanno avuto trofei, quindi per il momento cerchiamo di continuare così e andiamo avanti così, noi non vogliamo niente, siamo carichi, siamo arrabbiati proprio perché non siamo i favoriti, quindi vogliamo mettervi qua sopra le ruote quotidianamente. Grazie Ivan, non so se tu vedi, ma gioca in Serena con te tutti i giorni, che è Giulio Pinari. Questa mattina, dove ci sono grandi campioni ma anche dei giovani di grandi prospettive, non chiedo a Ivan se tu sarai sua rete per quello che lavorare e allenarsi tutti i giorni con questi compagni ovviamente aiuta a crescere. Ma sarebbe molto importante, non lo fanno giocare comunque. No, beh, sì, allenarsi e giocare con loro è il sogno di ogni giocatore, di persona che inizia a giocare a pallavolo. Non avrei mai pensato di arrivare così in alto, adesso che sono qui cerco di dare il massimo. Quando giochi con Scali sulla panchina ci sono state alcune opportunità per te, sia quest'anno che anche l'anno scorso, l'hai sfruttato bene, quindi vuol dire che con un po' di pazienza arriverà anche il tuo turno, d'altro canto che ho davanti dei mostri sacri come Ivan. Sì, esatto, davanti dei buoni giocatori, quindi devo dare il massimo. Vuoi dire due parole Ivan sul tuo erede? Giulio è forte, si impegna tanto, abbiamo la fortuna di lavorare con un grande allenatore che è Julio Velasco, che è rientrato nell'ambiente modenese più carico di prima, molto più carico adesso che qualche anno fa secondo me, ha preso Giulio da parte, vedo che lo prende da parte anche in allenamento cercando di insegnargli un pochettino quella che è stata la sua esperienza di allenatore, lo sta facendo crescere molto bene, lo sta rispondendo alla grande in campo, anche perché ci dà sempre fastidio da titolare, facciamo fatica, vince contro i panchinari in teoria panchinari, però come hai detto tu anche quando è stato tirato a casa ha giocato bene, quindi bello sciolto senza le
tutti quanti definiti sì, giovani di qua e di là, però giovani solo dal punto di vista grafico, poi come atteggiamento in campo non è giovane. Allora, Doriano, no, volevo solo dire una cosa, che Giulio Pinali è bolognese ed è in questo momento forse la punta di diamante della pallavolo bolognese, che non riesce ad avere da troppi anni una squadra ad alti livelli, che ha sempre risposto benissimo quando la pallavolo è andata a fare eventi, a vivere momenti incredibili, e quindi insomma ha anche questo carico in più sulle spalle del bolognese in esilio a Modena, però che tiene alta la bandiera della pallavolo anche nella città che è solitamente quella del basket. E vorrei fare una fotografia per completare questa premiazione che non avremmo potuto fare a Doriano se Ivan avesse giocato nella squadra dove era l'anno scorso, perché adesso io coinvolgerei Andrea Sartoretti, che è direttore generale di Modena, l'opposto Sartoretti, l'opposto Zaitsev, l'opposto Pinali, diciamo ieri, oggi e domani, mi è venuta così, ma è così, no, fa ragione Andrea. Possibile, ci siamo tutti a Modena e quindi ci potrebbe essere una grande opportunità. No. Abbiamo problemi in battuta. Siete riusciti a capire i passi di battuta? Quelli è difficile da imitare, però alcuni consigli sulla battuta magari si potrebbero anche stare, ma sono bravi. Insomma, questo dialogo un po' tra una palla volare che capisce bene su Frane, che ha pensato tanti anni, ma non so se tu del nostro dialogo. Grazie a Andrea, vorrei coinvolgere Giorgio Tangerini di Vita per questa premiazione. Grazie a voi. Grazie, che te premiamo. La prima cosa che alla foto della premiazione volevo unire la responsabile del trend marketing di Milano Strumi, che è Simona Zanni, che è una grande tifosa che ti manda a muore, assolutamente. Poi mi raccomando ai premiati di non scappare, perché dobbiamo fare la foto collettiva e distribuire il pacco dono di Villani. Ma prima c'è il saluto di Stefano Bonaccini, che ci ha promesso che viene fatto, e quindi poi si apre il buffet, state tranquilli, fra 3 minuti, massimo 4, il buffet aperto. E te lo dico molto per me, ovviamente. Pronto ancora con la foto, poi tocca a Stefano. L'altra cosa che volevo dire e chiudo è che il prossimo anno ci divertiremo in Emilia Romagna con lo sport, perché abbiamo deciso di candidarci in questi anni a tantissime manifestazioni. Dicevo prima col capitano che cerchiamo di portare Italia-Ungheria a Bologna, non so se ce la faremo la qualificazione decisiva per i mondiali, perché Pesaro, che doveva ospitarla, ha dovuto desistere a causa di un concerto quasi contemporaneo. C'è Bologna in ballo con un'altra città, noi abbiamo detto alla federazione che se vuole la regione c'è, perché Bologna, mi permetto di dire, come moda della capitale del moda italiano, Bologna è certamente la capitale, una delle capitali del basket. Però il prossimo anno avremo a Unipol Arena a febbraio la Final Four di Coppa Italia di pallavolo maschile. Avremo a maggio un motor show che qualche volta sarà a Modena, con una manifestazione un po' diversa dal solito. A maggio ci sarà il Giro d'Italia, che
che per la prima volta nella storia non solo partirà da Bologna, con la Bologna-San Luca, ma avrà 5 tappe addirittura in Emilia-Romagna, con la Bologna-San Luca, poi Bologna verso il centro Italia, Ravenna-Modena, Regione San Marino, Ravenna-Modena, poi la Carpi verso il nord Italia. Poche settimane dopo ci saranno i campionati europei di calcio Under 21 a 12, la fase finale, 4 stadi su 6 sono sulla via Emilia, Reggio Emilia, Bologna che avrà la partita inaugurale con la Spagna, Cesena e San Marino, la cui recettività è su Rimini e la Riviera. Per il baseball sa che possono partecipare al bando e ottenere anche non poche risorse, perché ogni manifestazione nazionale o europea internazionale noi la ospitiamo, perché questo produce e porta tantissimo richiamo in termini di indotto sia turistico ma anche di promozione degli sport. L'Ironman, che da 2 anni è l'unica tappa italiana del circuito mondiale che si tiene a Cervia, è vista da una quantità di milioni di coloro che si contattano attraverso i social nel mondo e promuove un intero territorio, quindi certo chi arriva ma anche chi promuove. E poi avremo tante altre cose, per la prima volta la Final 8 del campionato italiano di calcio a 5, maschile, femminile e giovanile, che avrà la finale a Faenza ma si snocciolerà su 5 impianti. Quelli che vengono definiti erroneamente sport minori, perché chi li pratica fa la stessa fatica e ci mette la stessa passione di quelli definiti maggiori. Il campionato europeo cadetti lotta greco-romana sarà anche quello in Emilia-Romagna. Avremo l'unico torneo challenger del nuovo circuito di tennis mondiale che si terrà a Parma, in Italia il prossimo anno. Insomma, ne abbiamo tanti, non voglio dimenticare altre manifestazioni. Però davvero ormai con le federazioni del CONI, aderenti al CONI, siamo cercati anche dove non abbiamo, diciamo così, tradizione, perché hanno capito che per la posizione geografica e per come la regione mette a disposizione risorse per fare gli eventi, questo può diventare importante. Per cui io davvero credo che quello anche che fate ogni anno premiando i migliori atleti di qualsiasi territorio e di qualsiasi espressione anche di disciplina sportiva di qualsiasi età sia molto importante, perché garantisce appunto di avere una delle regioni con il maggior numero di praticanti sportivi. È dovuto ai tanti impianti che abbiamo, molto più della media nazionale, ma è dovuto anche a migliaia e migliaia di persone che spesso anche in pieno volontariato si dedicano a tenere in vita società professionistiche o dilettantistiche. Da ultimo, ieri sera ho partecipato alla premiazione delle Stelle al Merito del CONI insieme al CIP. Vorrei dire che non vanno definiti atleti che hanno bisogno di qualcosa per non sentirsi diversi, cioè i paralimpici, sono esattamente atleti come gli altri, e io vado orgoglioso che soprattutto in questi ultimi anni credo siamo stati davvero insieme al CIP la regione che più ha investito in questo, perché sono ragazzi e ragazze esattamente come gli altri ma soprattutto straordinari. Grazie. Presidente dell'Ordine dei giornalisti Emilio Podolitta, che saluto nel nostro compagno di viaggio, io vi ringrazio nuovamente Milani per l'ospitalità, ci vediamo il prossimo anno, spero, e grazie anche a Eugenio e a Bipper, che è stato il nostro compagno di viaggio in questa edizione 2018, grazie ai nostri consiglieri e ai colleghi che hanno lavorato e soprattutto a voi. La foto, a cui tengo molto, e buona giornata e grazie a tutti. Tutti i premiati in foto. Ragazzi, premiati qua con la targa, grazie. Allora, avete seguito la premiazione del GERC, l'evento che tutti gli anni accompagna sotto Natale, alla fine dell'anno, le premiazioni dei migliori atleti della nostra regione, della regione Emilia-Romagna. Adesso ci sono tutte le foto di rito, cercheremo di fare le interviste ai protagonisti che hanno già parlato, con l'aiuto anche dei vari uffici stampa,
degli organizzatori per riuscire a sentire le parole di chi ha parlato, di chi è intervenuto nel corso di questa mattinata. Facendo un riepilogo, tanti i premi che sono stati dati, partendo dal livello nazionale con Ivan Zaitsev, capitano della pallavolo nazionale, lo vedete con la maglia rossa in fondo alla nostra inquadratura, Pietro Aradori, capitano della nazionale italiana di basket, giocatore della Virtus Bologna, Stefano Mancinelli, capitano dell'Italia, e oltre anche a tutti gli altri che adesso con calma riusciremo a recuperare uno dopo l'altro. Stiamo chiedendo conferma sul fatto di poter fare interviste, intanto sono con Mario Giuliante che saluto. Ciao Giacomo, un saluto a tutti. La inquadratura è, come vedete, abbiamo davanti a noi fotografi, quindi a brevissimo si sposteranno un pochino anche per favorire la nostra inquadratura e dopo andremo a sentire le parole un po' di tutti gli organizzatori. È una fase, la fase finale di questa premiazione che abbiamo seguito in diretta su Nettuno TV e sulla pagina Facebook di Nettuno TV. Insomma, è un'eccellenza per l'Emilia Romagna, tanti gli sport premiati, dopo faremo un po' un riepilogo di quello che si è visto: calcio, basket, pallavolo, ma anche kitesurf, pattinaggio, nuoto paralimpico, equitazione, baseball, insomma c'è veramente di tutto ed è giusto che questi premi coinvolgano gli sport a 360 gradi. Sì, assolutamente, hai detto bene, è giusto avere un quadro completo di quello che è poi lo sport in Emilia Romagna, ma non solo, e oggi la presenza di questi grandi campioni più conosciuti, meno conosciuti, persone che si stanno avvicinando ai propri sport, penso sia qualcosa di fantastico. Comunque manifestazioni di questo tipo servono esclusivamente appunto a dare una maggiore visibilità e conoscenza. Detto questo, fa anche piacere sapere che persone come Mancinelli, Aradori, persone che comunque si avvicinano anche al mondo dello sport minore, hanno raccontato la loro esperienza, e Ivan Zaitz, che comunque si è messo a disposizione, ha raccontato la sua storia, quindi direi che è qualcosa di fantastico ed eccezionale, soprattutto per sottolineare la cosa più importante, che si parla di sport. Se Stefano Mancinelli, ci mettiamo davanti alla camera, partiamo innanzitutto con ricevere questo premio, è un'ambizione importante, è un traguardo importante. Sì, sono molto orgoglioso di ricevere questo premio, di aver ricevuto questo premio, ringrazio tutti i giornalisti sportivi, Villani che ci ha ospitato e ovviamente anche la Fortitudo, la squadra che mi ha riportato qui in Emilia Romagna. Mancio, cos'è successo domenica? Hai detto una sconfitta che non ci deve stare, però che ci può stare in un certo senso. Sì, abbiamo perso, non abbiamo chiuso la partita, perché all'inizio siamo partiti anche benino, dai, solo che quando siamo andati su non l'abbiamo chiusa, loro sono stati più bravi di noi. Spero ci serva di lezione, perché se non giochi sempre al 100% puoi perdere. Riposarsi 9 giorni è una cosa positiva, una cosa negativa, non cambia niente? Ma sinceramente non ci pensai neanche, abbiamo avuto un giorno e mezzo libero, basta, oggi riniziamo, quindi siamo carichi come se dovessimo giocare di domenica, è indifferente sinceramente. Come stai? Un po' meglio, adesso con Piacenza stavo un po' meglio, ovviamente ho avuto questo problema che non me l'aspettavo, pensavo fosse così lungo, però adesso mi sto riprendendo, adesso a livello fisico ce la sto. Nella prossima dovrei già essere, ovviamente non al 100%, ma un po' più in forma delle ultime. Grazie, grazie davvero a Stefano Mancinelli. Adesso facciamo una carrellata con le squadre che sono state premiate. Io chiedo se può venire in diretta con noi l'allenatore del Vigarano Basket, premiato in questa giornata perché alleni 3 giovanissime che hanno vinto l'Europeo Under 18. Under 16. 16, esatto. Hanno vinto Giulia, Caterina e Silvia, Gilli, Natali, Nativi, sono state convocate, hanno vinto l'Europeo Under 16 quest'estate. E fra l'altro Caterina Gilli è stata premiata come miglior giocatrice della manifestazione, sicuramente per Vigarano, di cui io sono l'assistente allenatore, e per il Vivaio, che è Basket Academy Mirabello, di cui sono il responsabile del settore giovanile, è una grande soddisfazione. Sono 3 ragazze del territorio ferrarese, addirittura Caterina Gilli è di Mirabello, è una grande soddisfazione per il nostro movimento e un grande stimolo per continuare a investire sui giovani, che sono poi il futuro, anche per quanto riguarda la pallacanestro femminile, assolutamente sono il futuro. Anche perché queste ragazze sono giovanissime, hanno 16 anni ma giocano già in Serie A. Hanno 16 anni, giocano già in Serie A, pallacanestro Vigarano è sicuramente sensibile
a questo sviluppo delle giovani, ci crede ed è un bellissimo ambiente dove lavorare, dove crescere per loro, perché c'è la fiducia da parte di tutti noi, staff tecnico, staff dirigenziale e le compagne senior, le compagne grandi, comunque sanno che vengono a Vigherano con questo progetto e sanno che comunque devono lavorare anche per integrare le giovani, ed è sicuramente stimolante a 360 gradi. Grazie mille, ancora complimenti a te e ovviamente alle ragazze grazie. Che rappresenti, grazie davvero. Proviamo a recuperare al volo anche Ivan Zaitsev, anzi Pietro Aradori. Vedete dall'inquadratura che c'è tanta confusione, proviamo. Giustamente il capitano della nazionale italiana di pallavolo viene circondato da addetti ai lavori che insomma cercano di rubare una foto con Ivan Zaitsev. Tra poco sentiremo anche Pietro Radori della Virtus Pallacanestro. Chiediamo a Ivan se possiamo rubargli un minuto. Tanto vedete che firma gli autografi, insomma, capitano della nazionale di pallavolo dopo quello che è successo quest'estate con i mondiali e anche il movimento legato al pallavolo femminile è riuscito tanto ad avere uno sviluppo importante, secondo me, tutto quello che riguarda la pallavolo. A brevissimo sentiremo dunque Ivan Zaitsev, mentre facendo un po' riepilogo di quello che si è visto abbiamo il... Abbiamo fatto una lunga diretta che ha coinvolto un po' tutti gli sport, come dicevo in precedenza. Tanto io mi avvicino, cerco di recuperare al volo Ivan Zaitsev, ripeto sempre la stessa cosa, però insomma la gente sfrutta anche il momento per scattare una foto con lui, che è arrivato a Modena quest'anno, ha già vinto una Supercoppa e sta portando tanto anche alla nostra regione. Sì, è un grandissimo giocatore, quindi sapere di averlo nella propria squadra è qualcosa di fondamentale, averlo nella propria città ancora per i tifosi è qualcosa di fantastico, lui rappresenta tantissimo per la pallavolo italiana, quindi penso sia un'emozione anche per chi si fa una foto, perché poi lui è proprio attento a queste cose, l'ha sottolineato prima, cioè è come una cosa dovuta ai tifosi. Eccoci qua allora con Ivan Zaitsev, che proviamo a recuperare al volissimo, vediamo se riusciamo a fare una foto con lui. In questo momento lo vedete insieme a Giulia Ghiretti e un'altra delle atlete premiate, atleta paralimpica che quest'anno ha portato a casa medaglie importanti nel nuoto, lei che viene dalla ginnastica, insomma anche il significato di questa foto, l'importanza che Ivan Zaitsev un po' a 360 gradi. Ovviamente altre foto per lui, che adesso invece si sta facendo la foto con un'altra delle premiate di oggi, Sofia Tommasoni. Ti rubiamo un minuto in diretta su Nettuno TV con Ivan Zaitsev, insomma arrivi a Modena, porti a casa subito un trofeo e il traguardo, il primo traguardo è raggiunto, poi c'è tutta la stagione. Sì, sicuramente la partenza è stata ottima e la partenza ci ha fatto vedere che siamo una squadra che in teoria dovrebbe essere dietro le altre, sulla carta dietro le altre, ma mettendoci l'impegno e il culto del lavoro che ci sta trasmettendo Julio Velasco quotidianamente in palestra possiamo fare grandi cose, quindi stiamo andando bene, ci stiamo allenando bene, l'ambiente è perfetto, quindi speriamo che adesso il prossimo traguardo sarà la finale, la Coppa Italia finale. Intanto dobbiamo arrivarci alla Final Four di Coppa Italia e sarà un po' il crocevia di metà stagione. Modena non è una città come le altre dal punto di vista della passione, di come si vive il basket quotidianamente, hai detto anche questo. Basket o pallavolo? Pallavolo. No, non è una città come le altre, è la culla della pallavolo italiana se non mondiale, quindi si sta bene. Grazie, grazie e complimenti a Ivan Zaitsev. Voliamo da altri premiati, eccoci qua in diretta su Nettuno TV con la Baltur 100 e con la Bakery Piacenza, neopromosse in A2, partite bene in questa stagione. Noi siamo partiti bene, adesso siamo in un momento
un po' difficile dal punto di vista fisico e stiamo pagando una serie di infortuni che ci stanno condizionando. In un campionato difficile come questo bisogna stare bene fisicamente, mentre mi permetto di fare i complimenti al presidente di Piacenza per la vittoria che hanno avuto e per la crescita che sta avendo la sua squadra, che credo che darà soddisfazioni al suo presidente in questo campionato. Presidente, non è una vittoria come le altre, quella di domenica, l'ho detto anche in prima fase di premiazione, con Cristian Pavani, con Stefano Mancinelli, insomma, vincere con la Fortitudo ha un sapore particolare. Beh sì, questa è la nostra settimana magica, ce la dobbiamo godere fino in fondo, è stata una domenica speciale, bellissima, sono quei film che tu vorresti sempre che venissero scritti con il lieto fine. Ci abbiamo fatto il cambio di allenatore, una bellissima atmosfera, abbiamo fatto una bella partita, abbiamo battuto questa corazzata che sicuramente proseguirà la sua strada. Noi abbiamo una buona squadra, adesso dobbiamo soltanto trovare il nostro equilibrio e quindi penso che ci siano delle buone prospettive. Io ricambio i complimenti a Cento perché veramente stanno facendo anche loro molto bene, perché non ci dimentichiamo che noi siamo due neopromosse in un girone veramente molto complicato e di alto livello, quindi complimenti a entrambe. Domanda al volo secca, l'unico obiettivo è salvarsi oppure si guarda anche qualcos'altro, vale sia per uno che per l'altro? Per quanto riguarda noi, ovviamente c'è sempre la speranza di fare un passetto in più e c'è l'ambizione di farlo, ma come diceva giustamente il presidente Beccari, questo è un campionato che secondo me si deciderà all'ultima giornata e forse anche per differenza canestri, quindi ogni partita va conquistata e la salvezza, mai così difficile come quest'anno, 5 retrocessioni ragazzi sono tantissime, andrà conquistata con i denti, quello è il vero obiettivo, poi capita qualcosa di meglio siamo felicissimi, ma quello è il vero obiettivo. Stessa domanda ovviamente. E vale anche per noi, bisogna salvarsi perché poi d'estate ci si fa tante idee, poi all'atto concreto vedi effettivamente la difficoltà che c'è nel campionato, le squadre che ci sono. Dobbiamo salvarci e dopo quando ti sei salvato allora diventa effettivamente più semplice poter pensare a qualcosa in più. Quindi adesso facciamo la nostra strada, arriviamo prima possibile a questo obiettivo e poi vediamo cosa succede. Complimenti ancora alla Becker di Piacenza e alla Valtur Cento per il risultato dell'anno scorso, ovviamente per questo inizio di A2. Grazie e ancora complimenti. Noi ci rimettiamo in posizione così a favore di camera per portare poi i premiati davanti alla camera, anche per una questione di comodità, perché fa parte anche del gioco e del lavoro. Andiamo a provare a prendere Limolese Calcio, premiata oggi. È una fase di colloqui ovviamente al termine della premiazione, quindi cerchiamo di rubare ancora una battuta a chi oggi è stato premiato. Intanto chiedo a Mario se mi riesce a comunicare quando Pietro Radori sarà libero, in modo tale da riuscire a prendere anche Pietro Radori, che sentiremo a brevissimo. Limolese Calcio a colloquio, allora noi prendiamo Stefano Pettinardi, se ci mettiamo davanti alla camera in diretta su Nettuno TV. Ti presenterei come appassionato di sport, ma sarebbe riduttivo perché oggi fai il padrone di casa. Villani tutti gli anni questa premiazione. Quarto anno, un traguardo importante, essere al quarto anno, ma una premiazione importante che fa contenti tutti, mi viene da dire. Quest'anno veramente particolare perché abbiamo avuto un gruppo di atleti giovanissimi, veramente stupefacente. Alle volte ci perdiamo per strada che gli sport, come ha detto giustamente il presidente della regione, considerati minori, portano dei successi veramente incredibili a questa regione. Poi è chiaro che abbiamo anche gli sport maggiori. Devo dire che risalta un po' in questo momento, avete visto oggi, molti sport che non sono calcio, quindi tranne due eccellenze come Parma e Imolese, quest'anno il calcio fatica un po' di più, però insomma pallacanestro, pallavolo, equitazione, il team Gresini, tante, veramente tante eccellenze. Villani che poi sponsorizza le società, non ti chiedo del Bologna perché non è un bel momento, però se qualcosa me la vuoi dire al volo, Fortitudo e Virtus invece che stanno facendo bene, dai, nel complesso possiamo dire che stanno facendo bene. Dunque come azienda noi siamo presenti sul territorio, quest'anno abbiamo iniziato un'importante attività anche su Modena, sia con la pallavolo che col calcio, e la società è di Modena, io poi personalmente bolognese, quindi il momento del Bologna calcio è veramente complicato, siamo fiduciosi che se ne esca. Sul tema basket direi che entrambe le squadre stanno facendo molto bene, al di là dell'ultimo scivolone di domenica, forse inaspettato, ma prima o poi insomma
non si poteva pensare di vincerle tutte. Adesso ho visto il presidente Cristian Pavani un po' rabbuiato per questa sconfitta, però insomma il capitano ci ha assicurato che la corsa riprende. Ecco, qui c'era 100 stamattina, la quale non sarebbe molto dell'idea, visto che la prossima partita è proprio con 100, però insomma direi che il basket sta funzionando un po' più del calcio. A Bologna speriamo di riprenderci, domenica abbiamo una partitina, e già da stasera col Crotone qualcosina deve muoversi già stasera. Sì, speriamo, siamo fiduciosi, insomma col Bologna è la nostra partnership più di lunga durata, perché ormai 12 anni siamo a fianco della società, speriamo che escano da questo momento oggettivamente molto complicato. Molto bene invece qua a Modena, insomma domenica avevamo 12.000 persone per una partita di Serie D, credo che sia il record storico di tutti i tempi per la Serie D, 12.800 paganti, tanta roba. Grazie davvero e ancora complimenti per la giornata di oggi. Da una parte all'altra mi guardo attorno per cercare di recuperare qualcuno degli altri premiati, per riuscire a rubare loro quantomeno una battuta. Per fare un po' il punto della situazione per quello che riguarda anche, tra poco sentiremo anche il team Gresini con Fausto Gresini del Moto Mondiale. Eccoci qua, grazie intanto a Mario Giuliante che fa anche da portavoce per riuscire a portare a termine questa fase di interviste. Siamo col direttore sportivo del Limolese, traguardo storico quello raggiunto quest'anno, la Serie C, il terzo posto raggiunto alla decima giornata, insomma è un momento d'oro per Limolese Calcio. Sì, è il punto più alto della nostra storia, ce lo godiamo, siamo onorati di essere stati invitati a questa manifestazione in mezzo a dei campioni del mondo, in mezzo a delle realtà assolute. Noi nel nostro piccolo ci abbiamo messo lo stesso impegno e siamo felici, dai, che questo venga riconosciuto, e speriamo di continuare così. In fase premiazione ha detto due cose molto interessanti, ovvero la Serie C è come la nostra Serie A, rifacendosi a quello che hanno detto da Parma, e un'altra cosa è stata: io vengo premiato, io ricevo gli applausi, ma dietro c'è un team fortissimo che lavora e una proprietà seria. Sì, è la cosa che mi sono sentito di dire, perché comunque qui si sono alternati sport individuali, quindi persone che fondamentalmente fanno al 100% del loro sforzo e si guadagna il riconoscimento. Quando si fa uno sport di squadra, in questo caso rappresento anche una società, c'è veramente il lavoro di tante persone, quindi mi sembrava il minimo dire che io ci metto la faccia, prendo gli applausi, però di condividerli con tutte queste persone, a cominciare dalla famiglia Spagnoli che ha investito tanto. Partiamo dal presupposto che bisogna sempre rimanere coi piedi per terra, ma guardare in alto è possibile in questo momento? Sì, nel senso che noi per quella che era la nostra dimensione siamo già molto in alto, però siamo ambiziosi, quindi non ci poniamo limiti. Questo deve essere, cioè non deve farci perdere l'umiltà, perché comunque quando sei nel punto più alto della tua storia devi innanzitutto partire dal mantenimento di questa dimensione. Poi bisogna ragionare in grande, in senso, cioè non porsi limiti, quindi non perdere l'umiltà, ma allo stesso tempo, se le cose arrivano, ci sono stati anche realtà che hanno piano piano cambiato la dimensione di una piazza, e quindi se Imola potesse permettersi qualcosa di in più, sono sicuro che non ci tireremo indietro. Grazie e ancora complimenti per il premio di oggi, ovviamente per la passata stagione. Il team Gresini, se riesce a raggiungerci ai nostri microfoni, stiamo interrompendo un momento, forse il momento più importante della giornata con Fausto Gresini, un mondiale, il titolo di campione del mondo del vostro pilota, un 2018 possiamo dire perfetto, ideale, almeno per quello che riguarda la Moto3. Direi invidiabile, direi quasi irripetibile, perché in realtà abbiamo vinto tutto ciò che c'era da vincere, quindi ovviamente siamo orgogliosi dopo tanti anni di preparazione a questo campionato. Siamo riusciti a vincere in maniera molto bella, erano molti anni che lo inseguivamo, che eravamo lì vicino, ma vincere è un'altra cosa. Il vostro è un team privato che quindi deve fare i conti anche con quello che significa essere un'azienda privata. Beh, diciamo sì e ni, nel senso che comunque ogni progetto mio ha il suo, diciamo, è un progetto a sé, quindi Moto3
siamo un team privato ma factory con motori Honda e abbiamo vinto con Honda questo campionato del mondo. E poi abbiamo un team Moto2 con Calex e un team MotoGP che rappresentiamo una casa, una grande casa, l'Aprilia, diciamo questa è una joint adventure fatta con la casa di Noare, con un grande gruppo che è il gruppo Piaggio e che insieme da 4 anni che siamo insieme e proseguiremo il nostro rapporto anche in futuro. E ovviamente l'obiettivo in MotoGP è quello di ritornare grandi con Aprilia e essere protagonisti in questo campionato molto difficile e combattuto che è la MotoGP, ma diciamo abbiamo tanti progetti, sì siamo un team privato ma siamo una grande azienda per quello che riguarda il nostro comparto, quindi questo è il nostro orgoglio. Il 18 è appena finito, però bisogna già guardare la 19, l'obiettivo è il mantenimento di quello che è stato raggiunto quest'anno e forse alzare un po' l'asticella da altre parti. Diciamo che gli obiettivi sono sempre quelli di lottare per vincere i campionati del mondo, ovviamente in Moto3 sarà più difficile, molto più difficile fare gli stessi risultati perché ovviamente cambiando i piloti cambia un po' tutto. In Moto2 abbiamo un bel progetto credo abbastanza competitivo e quindi credo anche che posso dire che può essere un progetto potenzialmente vincente, e MotoGP è un progetto che sta crescendo con Aprilia, ovviamente l'arrivo di Andrea Iannone darà lustro alla squadra e darà forza e determinazione ancora in più per poter fare risultati. Ovviamente poi c'è sempre dietro una grande casa come Aprilia, ripeto, che sta facendo investimenti importanti proprio per portare questa moto ai massimi livelli, quindi ovviamente siamo in crescita e ovviamente in tutte le categorie combatteremo per fare il nostro meglio. Grazie e ancora complimenti al team Gresini, grazie davvero. Pietro Dori si è liberato e facciamo al volo una domanda prima di salutarlo e di farlo dedicare al buffet. Puoi mangiare il buffet oppure c'è la dieta particolare oggi? No, io, sì, non lo mangio perché a pranzo i salumi non mi vanno, però se volessi potrei, ma non mi va. Scherzi a parte Pietro, è stato un weekend lungo diciamo dalle due facce per quello che riguarda la nazionale. Cos'è successo? No, abbiamo fatto una bella partita, una bella vittoria in casa con la Lituania. E poi sono andati in Polonia, loro erano molto carichi, era fondamentale per loro questa vittoria, non si è riusciti a giocare una partita come volevamo e quindi non è arrivata la sconfitta, però il lato positivo è che siamo in piena corsa per qualificazioni mondiali, è tutto nelle nostre mani e ce la giocheremo con l'Ungheria in casa a febbraio e quindi la cosa positiva è tutto nelle nostre mani, dipende da noi il nostro futuro e vogliamo perderci questo mondiale. Capitolo Virtus, si torna a giocare domenica dopo 2 settimane di riposo, seguito della sconfitta, riposo relativo ovviamente, dopo la sconfitta contro Pesaro, subito una partita importante. Sì, la partita fondamentale, il nostro obiettivo è quello di entrare nelle Final Eight di Coppa Italia, per farlo dobbiamo essere nelle prime 8 posizioni alla fine del girone d'andata e quindi la partita domenica è fondamentale, giochiamo in casa davanti al nostro pubblico, vogliamo riprendere il cammino, la marcia in campionato dopo averla interrotta 2 settimane fa e sarà una partita tosta e vogliamo partire col piede giusto per affrontare un mese di dicembre bello tosto. Hai detto che le squadre avversarie, soprattutto in trasferta, quando giocano contro la Virtus danno quel qualcosa in più, è una cosa che sentite veramente quando siete sul campo? Ma no, sì, senti l'energia, senti il fatto che sono caricati dal pubblico, senti il fatto che hanno una settimana per preparare la partita e quindi arrivano più concentrati su ogni singola cosa da fare, però per noi questo non deve essere un alibi, anzi è solo probabilmente per trovare una spiegazione che magari non c'è neanche, però la Virtus deve stare in coppa, deve essere protagonista in campionato e quindi è quello che vogliamo fare. Grazie mille a Pietro Radori, ancora complimenti per la premiazione di oggi, grazie davvero a Pietro Radori. Dopo prenderemo il presidente Stefano Bonaccini. Da una premiazione all'altra. Proviamo a chiedere a Giulia Ghiretti, possiamo rubarti un minuto per un'intervista al volo? Possiamo rubarti un minuto? Atleta paralimpica, vincitrice degli europei di nuoto di quest'estate, premiata oggi, eccoci qua, ci siamo, siedo. Allora, che effetto fa ricevere questo premio? Beh, devo dire, c'hai ragione, parto benissimo, no, è sicuramente un
un'emozione, perché comunque da tutti i giornalisti della regione avere ricevuto questo premio è comunque un riconoscimento che quello che fai è sia una passione, ma è un qualcosa che coinvolge anche gli altri. Credo che sia questa la cosa più bella. Il tuo simbolo è la forza, dopo essere stata atleta e ginnasta vai sul nuoto. Come hai conosciuto questo sport? Cosa ti ha portato a gareggiare sul nuoto? Allora, devo dire che quando mi sono fatta male mi mancava l'adrenalina da gara, tutto quello che lo sport mi ha sempre dato, una cosa che, a cui non riuscivo a rinunciare. E diciamo che il nuoto è l'unico sport in cui tu non hai niente, sei tu, il tuo corpo, non hai una carrozzina, non hai un mezzo. Se pensate anche all'atletica, chi ha un amputato, ha la protesi, il nuoto arrivi ai blocchi di partenza, ti devi smontare, come dico io, e quindi sei proprio tu. Importante come cosa, insomma. Hai fatto la foto con Ivan Zaitsev. Eh sì, diciamo che io lo sport mi piace tutto, mi piace vederlo e sono quasi più tesa per gli altri che per me, perché comunque quando sei lì sul campo sai quello che fai ma non sai quello che fanno gli altri, e per me è sempre un'emozione, anche se poi penso che siamo tutti atleti, tutti allo stesso livello, tutti pensiamo le stesse cose, però è sempre bello riconoscersi tra di noi. Grazie Giulia, grazie mille, ancora complimenti per il tuo risultato, grazie davvero. Da una previsione all'altra, chi ci manca, Mario? Allora, il presidente della regione, assolutamente, che sentiremo tra pochissimo. Sofia Tommasoni del kitesurf. Adesso vado a recuperarla. Sta parlando con Stefano Pettinardi. Adesso vado a recuperarla e chiedere. Anzi, partiamo dal baseball. Presidente, siamo in diretta, eccoci qua. Presidente, l'ennesima premiazione, insomma ormai siete abitudinari come Fortitudo Baseball. Beh, ci sta andando abbastanza bene, dai, ultimamente, no? In effetti questo credo sia ormai la fine di tutti i festeggiamenti di quest'anno. Sì, siamo andati bene, siamo contenti, siamo molto contenti di questo riconoscimento, perché è un riconoscimento importante. E quindi niente, siamo felici, ma già noi ovviamente siamo già proiettati sul futuro. E sul futuro significa organizzare la Champions League? Sì, questo è un dato certo, ci è stato affidato questo compito dalla CEB, dalla Federazione Europea. Crediamo di essere all'altezza, speriamo di essere all'altezza con la collaborazione di Castenaso, che ci appunto collaborerà con noi per l'organizzazione di questo. Di questo evento, è un evento importante, è la prima volta che è nella nostra città. Bologna è una realtà importante nel baseball nazionale ma anche europeo, e questo credo sia stato appunto il riconoscimento che la CEB ha voluto farci per... Mi viene a dire che non è una cosa casuale, possiamo dirlo, avete raggiunto un livello tale da potervi permettere di organizzare questa situazione. Beh, credo che la struttura della Fortitudo Baseball ormai sia in grado di organizzare questo torneo. Speriamo di fare bene, ne siamo convinti, abbiamo molta gente che ha dato la propria disponibilità a collaborare con noi, quindi credo che sì, speriamo di riuscire a dare lustro alla nostra squadra, al nostro movimento, anche alla nostra città, visto che sarà un anno di importanza cruciale per la nostra città per quanto riguarda il baseball. Volevo aggiungere che forse, e dico soltanto forse per il momento, ma forse riusciremo ad avere anche in collaborazione con Parma, quindi diviso fra Parma e Bologna, un altro importante avvenimento, che è la qualificazione olimpica. Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, si dice, no? Quindi andiamoci cauti, però insomma ci sono buone possibilità che riusciamo anche a organizzare il torneo di qualificazione olimpica, e credo che questo sia davvero una cosa meravigliosa per nazioni, naturalmente. Quindi credo che questo sarebbe la famosa ciliegina sulla torta. E che dà prestigio ovviamente a tutto il movimento, in particolare a voi che organizzate, cioè c'è poco da fare, è un dato oggettivo. Grazie mille Presidente, grazie davvero, grazie ancora. Siamo in chiusura, è già tardissimo, all'ultimo che prendiamo Alberto Bortolotti, che è stato un po' l'organizzatore, il Deus Ex Machina, insieme a Gerz, di tutta questa giornata. Tu puoi fare tutto quello che vuoi, Alberto. Allora, una giornata importante. Sì. Si parla di premiazioni, è vero che sulle copertine probabilmente finiranno Zaitsev, Radori e Mancinelli, però c'è un mondo, c'è un sottobosco sportivo incredibile. Quando siamo trovati a fare la scaletta con Paolo Reggianini, con Doriano Rabotti, io mi sono battuto, ma trovando assolutamente uditorio favorevole, perché cominciassimo con Giulia Ghiretti, perché era l'unica disabile
è una ragazza che è agonisticamente molto brava. E poi sinceramente mi sono commosso, mi commuovo un po' ancora a pensare al ricordo di Marco Simoncelli che ha fatto Fausto Gresini, che è un ragazzo, a parte un imprenditore di moto e di sport formidabile, ma è un ragazzo che ha una certa sensibilità, e quindi queste cose, diciamo, aiutano a capire che lo sport, che delle volte ci regala poche soddisfazioni agonistiche, insomma, o anche momenti un po' brutti dal punto di vista etico, ha un po' di spessore, sono delle persone con un po' di spessore. E questo è un po' quello che è venuto fuori, e soprattutto tanti giovani anche, Alberto. Vero, anche questa è una cifra, devo dire, su questo ha lavorato moltissimo Alessandro Gallo e anche Doriano Rabotti, insomma, che sono due addizioni recenti al nostro gruppo di lavoro, e devo dire che i ragazzi hanno funzionato. Nei giovani riscontro, rispetto alla mia generazione e quelle precedenti, una vena di pazzia azzerata, ma una professionalità, una disciplina cresciutissima, veramente. Siamo molto più suonati noi anziani di quanto non sia un ragazzo di 20 anni. Ultimissima cosa, poi ti lascio andare, cosa fa il Bologna stasera e quanto è importante questa partita per il prosieguo, non tanto a breve termine, ma forse a lungo termine? Per l'autostima sarebbe importante vincere in modo rotondo, anche soltanto vincere. Temo che a Empoli o tu vinca o non svolti minimamente la stagione, quindi effettivamente la madre di tutte le partite è quella di domenica, anche per l'allenatore, perché effettivamente se riuscissi a non, cioè non riuscissi, diciamo, a fare quello che ti sei prefissato, allora è chiaro che devi cambiare, ed è evidente che il percorso di Inzaghi si interromperebbe, insomma. Sei stato molto chiaro e direi che va benissimo così, perché siamo in chiusura. Grazie ad Alberto Bortolotti, grazie ovviamente a tutti gli ospiti che abbiamo avuto. Un flash finale con Mario Giuliante prima di staccare, prima di dare la linea alla regia Bologna. Una chiosa finale, Mario, giornata importante, le premiazioni sportive mettono in luce alcune cose. Il fatto che ci siano un miliardo di sport del sottobosco, li ho definiti, che giustamente vengono premiati, e il fatto che la parte bella sia che ci sono tantissimi giovani che vengono premiati, eccellenti in discipline che magari qualcuno conosce meno, qualcuno non conosce proprio, tipo il kitesurf, tipo l'equitazione, e che sognano di diventare sport olimpici. Sì, guarda, hai detto bene, che comunque la cosa più importante credo di questo convegno, a parte il premiare, come detto prima, i tanti nomi che conosciamo già, è dare spazio a categorie, a sport come questi che sono meno conosciuti. Convegni di questo tipo penso siano premiazioni di questo tipo, siano la cosa più bella di un territorio, quindi sapere che questo territorio si apre anche a nuove conoscenze. Oggi sono state premiate tante ragazze che contribuiscono non solo a livello di sport ma anche a livello di gruppo, di aggregazione, rappresentano la propria nazione, fanno parte proprio di un processo che credo sia importantissimo a livello di crescita, perché sono, oltre ad essere un modello, soprattutto anche persone, cioè, di tutti i giorni, persone capaci con le quali tu puoi parlare. Abbiamo sottolineato prima Ivan Zaitsev, però c'è Mancinelli, Aradori, abbiamo sottolineato comunque anche come tutte le persone che vivono lo sport lo vivano e soprattutto lo condividano. Quindi io penso che sia, non ci sia cosa più bella che queste manifestazioni di questo tipo continuino ad esserci, e poi è giusto anche che ci siano premiazioni, perché se tu hai contribuito, io credo ci sia anche un piccolo riconoscimento che tu devi avere da parte del tuo territorio, anche se è solo una targa, è una cesta natalizia, però è il significato che c'è dietro. Grazie mille Mario per tutto il lavoro che hai fatto. Da parte di Giacomo Bianchi è tutto, grazie alla regia interna di Nettuno TV.